Benvenuto! Questa applicazione ti sarà d'ausilio nello studio di tutti gli argomenti dell'esame per il conseguimento delle patenti nautiche a motore e a vela motore aggiornati al decreto ministeriale 131 del 31 maggio 2022. L'app comprende 183 schede, tutte dotate di audio tutorial, nelle quali, tramite schemi, video e animazioni, sono riassunti tutti i concetti indispensabili per apprendere la materia d'esame e memorizzare le soluzioni dei quiz ministeriali. Nella pagina iniziale trovi quattro sezioni. Sezione blu, patente nautica a vela e a motore. Da qui si apre il menu del manuale diviso in argomenti base e vela. Dai quiz base o vela, scegli l'argomento che ti interessa e inizia a studiare i vari sottoargomenti. A ogni sottoargomento è abbinata una scheda e un audio tramite i quali riceverai tutte le nozioni necessarie per risolvere il gruppo di quiz associato alla scheda stessa. In fondo alla pagina a sinistra trovi il tasto per ascoltare l'audio, mentre a destra c'è il tasto che ti porta alla sezione quiz per affrontare i quiz abbinati alla scheda. In alcune schede appare l'icona dell'ancora. Toccandola appaiono animazioni e testi esplicativi. Talvolta appare anche Ancorotto, un mezzo marinaio semiserio che con piccoli trucchi e associazioni di idee ti aiuta a memorizzare particolari concetti che ti possono sembrare ostici. Per tornare indietro, usa la freccia in alto a sinistra. Nella sezione rossa, quiz ad argomento, trovi i 1472 quiz base e i 250 quiz vela, nuovamente separati nel menu degli argomenti con i vari sottoargomenti. Potrai scegliere di eseguire gli argomenti in modo sequenziale, metodo che ti consigliamo, oppure random. Scegliene uno e inizia a svolgere i quiz. Tocca l'opzione che ritieni corretta tra le tre, in questo modo diventa blu. Alla fine dei quiz si evidenzia in basso a destra il tasto Verifica. L'applicazione terrà in memoria i quiz eseguiti. Questo ti permetterà di controllare gli errori commessi visionando la barra dei risultati che appare a destra del menu dei sottoargomenti. In qualsiasi momento potrai resettare i singoli gruppi di quiz e ripeterli quante volte vorrai. Sia durante la compilazione dei quiz che dopo aver verificato la soluzione, potrai salvare ogni quiz sbagliato o che ti è risultato ostico, questo toccando la bandierina gialla sopra il testo. Ritroverai tutti i quiz salvati nell'ultima sezione, quella gialla, ripasso quiz. Nella sezione turchese, schede facsimile di simulazione d'esame, potrai verificare la tua preparazione, risolvendo 125 schede facsimile che simulano la prova di teoria base, esame solo motore, e 50 schede facsimile che simulano la prova quiz per chi intende conseguire anche la patente a vela. Completando le schede affronterai tutti i quiz previsti dal programma ministeriale. Noterai che alcuni quiz sono ripetuti. Questo è stato necessario per garantire che nelle schede compaiano almeno una volta tutti i quiz ministeriali nella giusta proporzione in base ai vari argomenti. Dopo aver scelto se esercitarti nell'esame base o vela, compariranno i numeri delle schede facsimile. Anche in questa sezione potrai scegliere di eseguire le schede in modo sequenziale oppure random. Iniziata la scheda, partirà il conto alla rovescia. 30 minuti per risolvere i 20 quiz dell'esame base, 15 minuti per risolvere i 5 quiz dell'esame vela. Anche in questa sezione, sia durante l'esecuzione della scheda che dopo aver effettuato la verifica, potrai scegliere di salvare i quiz toccando la bandierina gialla. Li ritroverai in sezione ripasso. Potrai interrompere l'esecuzione della scheda in qualsiasi momento e riprenderla in un secondo tempo. Terminata la scheda, cliccando sul tasto Verifica, verranno conteggiati gli eventuali errori commessi. Il quiz corretto apparirà evidenziato in verde, il quiz sbagliato in rosso. L'applicazione terrà memoria delle schede completate. Nella schermata della scelta dell'esame base, i tasti numerati appariranno verdi se hai completato la scheda senza errori, gialli se hai commesso da 1 a 4 errori, numero massimo tollerato per ritenere l'esame superato, e rossi se hai commesso più di 4 errori. Per i quiz vela, invece, i tasti delle scelte appariranno verdi se i quiz sono stati risolti senza errori,
gialli con un errore, massimo tollerato per superare l'esame, oppure rossi se hai commesso più di un errore. In qualsiasi momento potrai resettare le singole schede e rifarle quante volte vorrai. Nell'ultima sezione, ripasso quiz, ritroverai tutti i quiz salvati. Potrai risolverli e resettarli ogni volta che vorrai, mantenerli in area ripasso o eliminarli toccando la bandierina gialla in alto. Con il tasto in basso a sinistra potrai tornare alla scheda di studio per ripassare e chiarire l'argomento del quiz. L'app funziona anche offline. Questo ti permetterà di esercitarti in qualsiasi momento e in svariate condizioni. Se sarai costante nell'esercizio, sarà semplice superare brillantemente l'esame. Per approfondire lo studio della materia, ti consigliamo di utilizzare anche i manuali cartacei ai quali fa riferimento questa applicazione. Li puoi trovare toccando il tasto Shop nella pagina iniziale. Rimani aggiornato sulle nostre app.